Voce irrevocabile. Aperitivo per il libro che verrà, La Revoca, di Giorgio Agamben, una lettura del suo libro L'uso dei corpi. Giorgio Agamben. Una delle ipotesi della presente ricerca è, revocando in questione la centralità dell'azione e del fare per la politica, quella di provare a pensare l'uso come categoria politica fondamentale. È a pagina 47 dell'Uso dei corpi, che è stato pubblicato nel 2014 da Neri Pozza. Il centro, la centralità, è specchio, sguardo, voce. La voce è condizione del fare, della politica stessa. Quando la vita è condizionale, ossia in ostaggio della politica fondamentale, segno del potere sostenibile e giusto, allora la voce è tolta, è toglibile. Ecco l'affaccendarsi di tutti, padroni e schiavi, teurghi e ergastolani, dominatori e dominati, scriba e analfabeti. Ora la voce non si ristabilisce per revoca. La revocazione non è una facoltà umana. La negazione del gerundio della vita, vivendo e revocando, scommettere su un'altra categoria fondamentale. Una nuova lista di categorie, la chiamata Peirce, vale ad avvitarsi, a fare cerchi, a circolare tra colpi di testa e colpi di coda. La voce è irrevocabile, e anche il fantasma. Non è per revoca che il fantasma si dissipa. La dissipazione del fantasma non è una revocazione, non è una revoca. È per articolazione che il fantasma si dissipa. Con un'altra lettura, l'ipotesi del nuovo, come la chiama Peirce, sospende la ricerca ontologica, l'operazione inoperosa di Agamben, il semidio, nel senso che l'operatore è Dio. Quindi la sua assunzione umana dell'opera crea i semidei, ebbene è quella di sostituire alla centralità dell'azione quella dell'uso. Poi effettua anche altre sostituzioni. Chi è allora il sostitutore? Il sostituente? Il nome del nome. Il nome totemico e tabuico, lo zero dello zero, il padre del nome e il nome del padre, lo zero del padre, il padre dello zero. Si tratta sempre di un padre zerificato, negato, ossia una rappresentazione dell'altro, come despota, tiranno, e vampiro, che dovrei evocare in causa. Resta allora a Agamben di provare a pensare. Tale idealità è noto come si realizza nell'impossibilità di pensare. La prova di realtà e la prova di verità e di riso diventerebbero prova di pensiero, sarebbero pensabili,
pensiero sul pensiero, pensiero del pensiero, il pensato, come il pensiero è tradotto in francese, no? La pensée. Provare a pensare l'uso? L'orizzonte è quello del principio di pensabilità, dato come innegabilità del pensiero. L'uso è sempre impensabile. E come Heidegger guarda in faccia la morte, mentre tutti gli altri se la fanno sotto, lui, Agamben, è il primo a pensare l'impensabile, l'uso del corpo come categoria politica fondamentale, categoria, accusa, accusazione. Non sfugge certo ad Agamben l'etimo di accusa. E come Heidegger guarda in faccia la morte, mentre tutti gli altri se la fanno sotto, lui, Agamben, è il primo a pensare l'impensabile, l'uso del corpo come categoria politica fondamentale, categoria, accusa, accusazione. Non sfugge certo Agamben l'etimo di categoria, ma il nome del nome, in questo caso Aristotele, governa l'umanissimo filosofo Giorgio Agamben. Le categorie appartengono al tribunale contro la parola, come i tre principi di Aristotele, che sono tre antiprincipi o principi dell'antivita. Libero è ciascun elemento linguistico, mai prigioniero di nessun sistema e di nessuna categoria. È incategoriale, incategorico l'elemento. Su ciascun elemento non pesa nessuna accusa, ossia l'istituto della vendetta, della colpa, della pena, non riesce a impiantarsi su neanche una parola. La salvezza, che introduce Paolo come traduzione di ritorno, e così il resto di Israele non ritornerà ma si salverà. La salvezza che introduce Paolo come traduzione di ritorno, no, così il resto di Israele non ritornerà ma si salverà, e che proprio Agamben segnala in una sua opera, non cancella l'elemento linguistico ritorno. Addirittura si tratta della stessa questione con il ritorno del rimosso di Freud. E la politica del fare si scrive per l'intervento del punto di astrazione. La voce. Mentre il ritorno a ha a che fare, diciamo, con lo specchio.